Nuova iniziativa della settimana della legalità questa mattina al Teatro Sociale di Canicattì, cui ha dato un valido contributo l'Ordine degli Avvocati di Agrigento. Durante l'incontro è stato siglato il protocollo d'intesa tra il Centro Studi Pio La Torre e il Comune di Canicattì. Il Centro Studi è da anni impegnato nella campagna di divulgazione dei concetti di legalità e giustizia e opera con particolare attenzione nelle scuole in generale tra i giovani attraverso progetti educativi antimafia. La mission della Ollus è quella di accrescere la conoscenza e la valutazione critica delle mafie, del loro ruolo negativo nella società nazionale, nei loro rapporti complessi con la realtà economica e sociale, istituzionale e politica. Erano presenti il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento, Vincenzo Avanzato, il presidente del Centro Studi e Iniziative Culturali Pio La Torre Ollus, Vito Lo Monaco, il giornalista e regista Davide Lorenzano e l'imprenditore bivonese, testimone di giustizia, Ignazio Cutrò. Parlare ai giovani, fagli toccare con mano quali sono le esperienze e la resistenza su un territorio per una persona che è stata colpita dalla mafia, perché sono pienamente convinto sempre che non dobbiamo essere noi cittadini onesti, testimoni di giustizia a andare via dalla nostra terra, ma devono essere i mafiosi a andarsene via, e lì ci vogliono le leggi adeguate per combatterle. E quindi la 3500 binde è un'arma importantissima, una legge di cui siamo stati ascoltati anche ufficialmente. La Camera dei Deputati, in Commissione di Giustizia, Camera dei Deputati, ufficialmente mi hanno chiesto un suggerimento sulla 3500, e difatti io il suggerimento che ho dato sono stati due: uno, che anche i beni confiscati alla mafia devono andare ai testimoni di giustizia, quella più importante secondo me e più efficace è quella di fare una legge con una sorta di appalti di una percentuale, che dico del 10% a norme di legge e a rispetto delle regole, per gli imprenditori e testimoni di giustizia, perché così hanno la possibilità di poter partecipare a delle gare, diciamo, non garantite, però che siano tutelati e che effettivamente non si devono chiudere più imprese di testimoni o di persone che denunciano, perché ogni volta che un imprenditore denuncia, la sua azienda poi chiude per qualsiasi motivo, specialmente se è legato, che le persone non lo chiamano più e mancano gli aiuti. La settimana della legalità si concluderà con le iniziative previste per lunedì 25 settembre, 29esimo anniversario dell'eccidio del giudice Antonino Saette e del figlio Stefano, cui parteciperà il pubblico ministero Gioacchino Natori. Il programma prevede un omaggio floreale alla tomba del giudice alle 9, la celebrazione di una messa di suffragio alle 9:30 nella chiesa di San Diego, la deposizione di una corona d'alloro alle 11 sul luogo dell'omicidio lungo la statale 640 in contrada Giulfo. Per l'occasione sarà inaugurato un tratto del nuovo percorso della statale.